Siamo in compagnia di Dario Pozzolo, apicoltore. Ci troviamo quasi al confine tra il comune di Bra, in frazione Balito, siamo in via Don Orione, e il comune di Sanfrè, quindi siamo quasi a cavallo. Allora, come ho detto, apicoltore, e io la prima cosa che ti voglio chiedere è, Dario, perché il miele? Perché il miele? Bella domanda. Ma perché il miele? Perché a un certo punto della mia vita, dopo gli studi universitari, ho avuto l'occasione di lavorare con un apicoltore e apprendere quelli che sono, diciamo, i segreti del lavoro. Poi col tempo mi sono messo in proprio, adesso sono grosso modo un 25 anni che faccio questo che ritengo un mestiere più che un lavoro. Ritiene un mestiere, e tra l'altro la data in cui tu hai iniziato in questo mondo mi dicevi prima che è il 1996. Sì, grosso modo quella è la data. Diciamo che all'università non mai avrei pensato di fare l'apicoltore. Poi questa occasione e in effetti mi sono subito affezionato a quello che è il mondo della natura, quindi lavorare con la natura. Per cui ancora oggi sono qui a parlare con te di miele. Cosa significa, Dario, essere apicoltore? Apicoltore significa lavorare con la natura e significa dover conoscere la natura nei suoi particolari, perché fare l'apicoltore vuol dire avere a che fare con le api, avere a che fare con i fiori, perché non dimentichiamoci che sono i fiori all'apice di quella che è la piramide produttiva, poi ci sono le api e poi c'è l'apicoltore, ma l'apicoltore deve essere un grosso conoscitore di quella che è la vita delle api, il ciclo produttivo delle api, ma anche quello che sono le stagioni, il territorio. E deve essere anche bravo, soprattutto in questi anni, lo stiamo vedendo, a vedere quelli che sono i cambiamenti del clima, che avvengono, dappertutto, in tutto il mondo, ma in particolare l'apicoltore deve saper leggere quelli nel territorio dove porta le api. E ci arriviamo dopo al discorso del cambiamento climatico. Se devo dirti la soddisfazione, cioè dirti, chiederti la soddisfazione più grande o comunque le soddisfazioni che più ti hanno dato così gratificazione, che cosa ci puoi dire? La gratificazione più grande, vabbè, a parte quella di poter fare un lavoro in proprio, quindi dove se fai bene sei tu quello bravo e se sbagli sei tu quello cattivo, quindi c'è nessuno che ti può comunque giudicare all'interno dell'azienda. La soddisfazione grossa, torno sempre su quel discorso, è poter lavorare all'interno dell'ambiente natura. Poter trasformare, raccogliere un prodotto che è stato trasformato dalle api, quindi il nettare è stato trasformato dal fiore, dalle api è stato trasformato in miele. Io poter raccogliere questo prodotto, estrarlo, filtrarlo, invasettarlo e poterlo presentare, per la vendita, è una soddisfazione immensa. Altra soddisfazione è quella di poter parlare anche di miele, nel senso poter trasmettere quelle che sono le mie conoscenze del miele legate anche al territorio, non dimentichiamoci che questo è un prodotto del territorio, un po' come il vino, poter trasmettere questa cosa a chi acquista il mio miele o anche solo a chi chiede delle informazioni. L'hai già detto tu prima, il clima, Dario, è cambiato. Il clima è cambiato, non perché lo dicano i telegiornali, è cambiato perché me ne sono accorto, cioè negli ultimi 6-7 anni abbiamo visto che il clima è cambiato e lo si vede da come si sviluppano le api, la famiglia delle api durante l'annata e come
è cambiato il clima legato alle fioriture, quindi con ritardi, con anticipi, con sovrapposizioni di fioriture. Il clima è cambiato e, se posso dire, la mia personale idea è cambiato dal 2003, quando c'è stata una primavera, estate caldissima, che è durata per 4-5 mesi con temperature veramente torride. Ecco, io da allora ho notato che gradualmente il clima è cambiato e negli ultimi 5-6 anni si è visto proprio un cambiamento forse troppo repentino rispetto a quelli che sono i cambiamenti climatici. Nel contesto del cambiamento climatico, invece, le api dal punto di vista così, della salute, no? Tra virgolette, come stanno? Come stanno oggi le api? Ma le api stanno bene perché comunque l'ape fa parte della natura e quindi modifica quelli, cambia quelli che sono i propri ritmi in base all'ambiente in cui vivono. Per cui le api tutto sommato stanno bene. Il problema appunto per l'apicoltore è quello di tenerle in salute cercando di gestire quelle che poi sono le fioriture che avvengono, ahimè, in date non più precise come gli anni precedenti. Le api stanno bene, anche una mosca che è qua che ci sta Sì, è la partecipando natura. a questa intervista, è la natura. Se dobbiamo parlare, Dario, dei tipi, insomma, di miele che tu, diciamo così, metti nel vasetto, quali ci puoi dire? Beh, normalmente sono i mieli, diciamo che della pianura, della collina e della montagna del Cuneese. Questo è l'areale all'interno del quale io lavoro. Quindi abbiamo i primi mieli, che è il miele di Tarassaco, i mieli di Millefiori Primaverile, poi abbiamo l'acacia, che è, diciamo, il miele più conosciuto e più gradito da tutti. Io lo chiamo il miele dei bambini, forse perché la sua dolcezza aiuta a avvicinarsi al miele. Poi, verso la prima estate, ci si sposta in collina, quindi con i tigli, in zona pedemontana col castagno. Ci può essere una produzione di ailanto, una pianta ad alto fusto che da qualche anno incomincia a dare dei mieli abbastanza in purezza, e poi si sale verso la montagna con le produzioni di melata di abete, con la produzione del rododendro e del millefiori di montagna. Quando si scende, ecco la transumanza delle api andare su in montagna, poi la transumanza a scendere, quando si portano di nuovo le api in pianura, nel periodo d'agosto, grosso modo questo periodo, c'è l'ultima produzione qui da noi, che è quella della melata di bosco. Leggo sul biglietto da visita che mi hai dato prima, Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele. E questa frase così lunga indica il fatto che qua in Italia, e solo in Italia, esiste un albo formato da esperti in analisi sensoriale del miele, vuol dire persone che hanno seguito una serie di corsi e superato una serie di esami per poter diventare esperti in analisi sensoriale del miele. Per fare un paragone e per forse far capire meglio, siamo i sommelier del miele, anche se non mi piace utilizzare questo termine che è tipico di chi si occupa di vino per il miele. Però se ci pensiamo bene, così come esistono tanti vini, perché ci sono tanti vitigni, esistono tanti mieli, perché esistono fiori diversi e ci possono essere mieli in purezza, come nei vini, oppure dei mille fiori, come gli uvaggi per il mondo del vino. E visto che qua siamo in una zona, insomma, dove di vini ne produciamo in abbondanza e ottimi, devo dire che abbiamo anche ottimi prodotti per quel che riguarda il mondo delle api, quindi i mieli. Per quel che riguarda l'emergenza Covid-19, come ha toccato il mondo del miele? Io dividerei due aspetti, la parte di lavoro con le api e quindi poter essere presente in apiario per le normali attività di apicoltura. Non abbiamo avuto problemi, in quanto rientrava l'attività di apicoltore, rientrava in quella che è l'attività lavoro zootecnico, quindi non abbiamo mai avuto problemi con la certificazione e poter girare per gli apiari. Dall'altra parte è un discorso di vendita più commerciale,
commercialmente parlando, sicuramente come per tutti gli altri prodotti c'è stato un calo di vendita, ma quello purtroppo fa solo parte di quello che è stata ed è ancora l'emergenza Covid. Quindi io dividerei un po' questi due aspetti. Legato invece, faccio passo indietro al discorso dell'albo, so che tu sei anche un docente, poi fai venire qui dei giovani che studiano all'università, hai avuto a che fare anche con i bambini, insomma, trasmetti anche quello che è il tuo vissuto. Per me è importante, io lo dico tutte le volte che ho occasione di parlare, lo dico anche a te, io produco miele per pagare il mutuo, quindi quello è il punto di partenza, ma secondo me è importantissimo e per me lo è veramente poter trasmettere quella che è la mia conoscenza, la mia esperienza, che può essere fatto attraverso il vasetto, ma dietro al vasetto c'è tutta una storia legata anche al territorio. Per cui la parte di divulgazione, sia essa fatta a livello di studenti universitari, di bambini, mi è capitato anche di andare all'università della terza età, cioè è quella di poter trasmettere quella che è la mia esperienza di lavoro con le api a contatto con la natura. E questo, secondo me, è importantissimo come, cioè deve far parte del bagaglio di ogni singolo apicoltore. Ultimo aspetto e poi concludiamo, futuro. Futuro. Futuro è positivo perché nonostante, questo è indubbio, negli ultimi anni ci siano state difficoltà proprio nella produzione del miele, il futuro è quello di poter continuare a fare questo che per me è uno dei mestieri più belli che si possano fare, proprio perché sei a contatto con la natura, perché hai del tempo libero durante l'inverno. Sicuramente non è facile, non sarà facile perché gli ultimi anni hanno fatto capire chiaramente che è sempre più difficile produrre, è sempre più difficile tenere vive le api durante il periodo invernale, però io sono obbligato, ma perché ci credo, a essere positivo e tante volte ci sono dei giovani che mi chiedono indicazioni, vorrebbero provare a fare l'apicoltore, io dico si può provare. È un lavoro, o meglio, un mestiere bellissimo, fatelo senza buttarvi più di tanto, piuttosto seguite prima un apicoltore in quelle che sono le attività e poi provate a inserirvi in questo mondo all'inizio, semmai come hobby, e poi eventualmente ve lo auguro come lavoro definitivo, ecco.